Poi mi piace se sono ingombrante. Iniziamo questo incontro in occasione delle Notti della Contea 2022, un appuntamento ormai consolidato a Conversano, alla settima edizione, una rievocazione storica che è un po' quello di cui andremo a parlare oggi. Facciamo un salto indietro di quasi 1000 anni, andremo a parlare della storia normanna a Conversano, una storia molto importante che ha reso Conversano all'epoca norda uno dei punti di riferimento di tutto il meridione, di tutta l'Italia, proprio per la connessione per via sia di avvenimenti storici che anche di matrimoni e congiungimenti dei normanni del nord e dei normanni del sud. Ringraziamo per l'invito l'associazione Sensazioni del Sud che organizza le Notti della Contea e il direttore artistico Gabriele Coriano, di cui porto io il saluto, doveva essere qui con noi ma è indaffarato nella grande organizzazione di questo evento che dura fino al 7 agosto. L'evento Notte della Contea fa parte di Borgo d'Estate 2022, un cartellone di eventi che è iniziato a giugno e finirà a settembre, e saremo proprio noi, ne parleremo più avanti, con il nostro evento Invito a Corte, Castello Marchione, a chiudere tutto il cartellone di eventi di quest'estate. Con noi questo pomeriggio ci saranno alcuni ospiti che molto meglio di me riusciranno a illustrare sia dal punto di vista storico, urbanistico e anche appunto parleremo di rievocazioni storiche, la storia normanna di Conversano. Ci saranno anche delle letture sceniche, anche una poesia di Robert il Bistardo, fatte da Michele Condro e da Gianfranco Junior. Non tolgo ulteriore tempo, poi parleremo più avanti anche del nostro evento di Castello Marchione. Passo subito la parola a Rosaria Avelluto, che saluterà come in sostituzione di Angelo Quarato per l'associazione Audax di Altamura e ci parlerà appunto delle rievocazioni storiche fra storia, tradizione e patrimonio culturale. Le rievocazioni storiche sono molto presenti in Puglia per fortuna ed è appunto un modo per riscoprire, riaprire i cassetti della storia delle varie città, delle nostre tante città pugliesi che ognuna conserva una storia millenaria, una storia secolare di eventi, di guerre, di conquiste, di personaggi, di musica. D'altronde noi quest'anno parleremo proprio della musica nella storia della Contea di Conversano, quindi sono tutti argomenti abbastanza importanti che grazie alle rievocazioni storiche riescono a far rivivere anche ai più giovani avvenimenti del passato. Quindi, chiamo Rosaria e iniziamo a immergerci in questa bellissima storia. Allora, intanto saluto Angela che ci ha invitato, insomma, a questa manifestazione, porto i saluti di Angelo che appunto da un punto di vista di salute non è messo tutto bene, però sicuramente avrebbe avuto molto onore a partecipare a questo evento, ci teneva tantissimo, quindi sono molto dispiaciuta e per lui diciamo porterò la mia parola, quindi spero che gradiate anche queste piccole osservazioni per quanto riguarda appunto la rievocazione e ciò che porterà poi a parlare della storia dei Normanni a Conversano. Benissimo. Allora, il fenomeno delle rievocazioni storiche in sé non è una novità, ma ha conosciuto negli ultimi anni una grande fortuna e anche una grande diffusione, non soltanto a livello globale, ma anche in Italia e in buona parte d'Europa. Con il termine rievocazione si intendono quegli eventi pubblici promossi dalla società civile, che si collocano in quelle forme che vanno sotto il nome di cultura popolare e che nel loro significato più ampio sono accomunati dalla volontà di far rivivere il passato o semplicemente alcuni episodi del passato e che molto spesso identificano fatti e personaggi propri di una città o di una regione o di un più vasto territorio attraverso delle performance di massa. Esse rappresentano una vera e propria forma di divulgazione storico-culturale di eventi e storie di vita provenienti dal passato che si caratterizzano per i loro costumi, la ricostruzione di ambienti e manufatti d'epoca. Tali manifestazioni rievocative sono in grado di coinvolgere gruppi molto vasti ed eterogenei, soprattutto di volontariato civile, in cui il confine tra attori e spettatori viene reso molto labile. Esse contribuiscono allo sviluppo turistico, economico locale e alla conservazione e diffusione della conoscenza e valorizzazione del proprio patrimonio culturale. I rievocatori dal canto loro nella loro attività cercano di mettere in campo
una vasta gamma di competenze attinenti alle varie epoche rappresentate. Valorizzare il passato vuol dire dunque metterlo in comunicazione con il presente per rendere i luoghi inclusivi, accrescerne la conoscenza, plasmando la nostra identità e la nostra vita culturale anche nella dimensione della legalità. Dobbiamo dunque imparare a vivere il patrimonio come risorsa delle comunità, come un bene comune di cui prendersi cura per vivere la bellezza del nostro paese, come risorsa educativa ed opportunità di sviluppo. Per poter fare tutto ciò è certamente necessaria una buona conoscenza, non solo del bene, ma anche, abbiamo detto, di ambienti in generale, altrimenti ciò sarebbe impossibile. E questo avviene sicuramente tramite procedimenti di verifica che permettono di proteggerlo, conservarlo, ossia di garantirne la sua integrità, identità ed efficienza, in modo coerente, programmato e coordinato. Ricordare è importante perché ci permette di restare anche dopo l'immediato presente ed è grazie alla memoria che possono esistere le tradizioni che rendono il mondo interessante. Esse infatti restituiscono una memoria più tangibile rispetto alla semplice operazione del ricordare, poiché riescono a prendere, anzi meglio, a rendere presenti alcuni aspetti che diversamente non si potrebbero neppure concepire. Ogni cultura, ogni etnia, ogni gruppo di persone ha le proprie usanze e le proprie tradizioni, i cui custodi sono gli storici che hanno accesso alle conoscenze e che si impegnano a mantenerle vive. Esse sono le nostre radici, la nostra identità. Senza tradizioni ci si espone ad un futuro molto fragile ed instabile, dal momento che l'identità culturale non è un'acquisizione permanente, ma va conservata e curata perché non si perda. Coloro che viaggiano amano la scoperta delle tradizioni del luogo che visitano, la cucina, i costumi, le danze. Tantissimi sono quelli che vogliono sentirsi avvolti dal luogo che stanno visitando ed è ciò che rende speciale ed unico un certo luogo. Inoltre, le tradizioni permettono di riscoprire nuove sensazioni, nuove conoscenze, interrompendo quel ritmo frenetico della routine. Esse possono essere, se ben valorizzate, un'ottima opportunità di sviluppo e seppur nelle loro differenze possono far emergere le diverse identità nell'ottica di un reciproco rispetto e riconoscimento delle diversità. Il patrimonio culturale è quindi il risultato di più tradizioni e possiamo definirlo dinamico perché è in continua evoluzione. Agli storici, dunque, spetta il compito di divulgare e valorizzare la storia intesa come recupero delle memorie locali nella loro espressione più ampia possibile. Io vi ringrazio. E sicuramente adesso avrete modo di recepire questo. Grazie, grazie a tutti e torno a risalutare anche per la parte di Angelo. Grazie, un saluto ad Angelo. Grazie, grazie, riferirò. Allora, comincio con la prima lettura scenica della giornata. Parla di Robert di Normandia, figlio di Guglielmo il Conquistatore. Robert ha dormito di un sonno inquieto, inframmezzato da bruschi risvegli. Pensava a Erleva, la figlia dell'oste, tanto simile alla figlia del conciatore di pelli che alla fontana aveva preso il cuore e l'anima di suo nonno Roberto ed era diventata madre del primo re normanno d'Inghilterra, il leggendario Guglielmo il Conquistatore, suo padre. Da Erleva lui non vuole un figlio, non vuole più figli, non gliene importa niente della discendenza o di diventare o non diventare re d'Inghilterra. I figli nati da Agnese, la sua vecchia amante, sono già grandi. Matilde è sposata, Riccardo e Guglielmo sono già due valenti cavalieri, inclini, come lui, alle avventure di cuore e giochi di corte. Le sue notti sono baldoria, fiumi di vino, prostitute scommesse fino all'alba. Il giorno, poi,
i richiami pesanti del padre, le sue ingiurie e il suo scherno. Le lotte con i fratelli, specie con William, il rosso, lo chiamano tutti così per via dei suoi capelli e per il carattere prepotente. E poi sua madre, sempre in apprensione per i tre figli e le premure nascoste solo per lui. Il figlio stravagante balordo. La corona, la dinastia, i figli per la discendenza, che il diavolo se li porti! Ma lo zio, l'abbazia, gli urla l'amico Mauger e ricorda che lui è l'ottavo duca di Normandia, il figlio del conquistatore, che il fratello William gli ha già strappato con la complicità del padre il diritto ad essere re d'Inghilterra. A diavolo, che mi importa! La spada vibra fra le sue mani e taglia in due lo stemma con i leoni che dovrà indossare sulla veste per portarsi all'abbazia. È lì che l'attende lo zio, Oddone, il potente vescovo di Baie, pesante simbolo familiare di due poteri insieme, l'umano e il divino. Ancora una volta il vecchio mi urlerà: basta, i tuoi figli sono illegittimi, Agnese è una concubina, tu hai bisogno di un matrimonio dinastico con la benedizione della Chiesa, come tuo padre, come tuo nonno, un matrimonio degno di un principe normanno cristiano, non concubine come i tuoi dannati e i vichinghi. Ma dimentica lui, il vecchio, di aver messo al mondo prima di diventare vescovo suo cugino Robert, ora conte di Morten, ma pur sempre un illegittimo. Improvvisa lo coglie la decisione di fuggire lontano verso il caldo sole dell'Italia del sud, dove altri normanni avevano trovato la gloria e il potere, dove il passato greco, latino, arabo e bizantino, come aveva appreso dai suoi amati libri, aveva arricchito splendidi palazzi reali di arte e di cultura. Un sogno che lo affascina sin dall'adolescenza. Apre la porta Mauger, preoccupato per il ritardo e per le ire del vescovo. Ma la sorpresa per lui è grande. Nella stanza non trova il malinconico cupo principe di sempre, ma un Robert che gli urla trionfante ed esaltato: fuggirò! Fuggirò, devo fuggire, Mauger! Prepara i cavalli, una scorta e partiamo subito! Il mio amico Ruggero ci nasconderà nel suo castello di Aversa e lì rimarremo fino a che lo zio ci avrà dimenticati e potremo cominciare una nuova vita! Comincia a raccogliere disordinatamente le sue cose ripetendo: fuggirò, devo fuggire. Ma calmati adesso, gli urla Mauger, calmati Robert e pensa a tua madre. Le hai già dato tanta pena quando eri in vita, le hai spezzato il cuore, pensa ai tuoi sudditi fedeli, ai tuoi figli. E da quel Cristo, nel nome del quale tuo nonno Robert affronta il lungo viaggio verso Gerusalemme, dove trova morta gloriosa, tuo zio Oddone ti dirà: devi partire sulle orme di tuo nonno. Soldati, soldati ci vogliono, che proteggano i luoghi sacri dagli infedeli, soldati pronti a morire, a dare la vita fino all'estremo sacrificio perché trionfi l'esercito cristiano. E Robert, improvvisamente placato, acconsente. Sai, da qualche tempo sento Gerusalemme come se fosse nelle mie vene, e come se lì si compisse il mio destino: combattere a Gerusalemme, combattere per Cristo e morire su quelle mura intrise di sangue che videro cadere la prima vittima dell'umanità, il primo sacrificio per la prima madre e donna del cammino dell'uomo. Sì, è fra le fiamme di Gerusalemme che vedrò aprirsi le porte del cielo e svelarsi i misteri che uniscono l'umano al divino. Passo ora la parola a Angela Campanella, storica e scrittrice, che farà anche un commento alla prima lettura che abbiamo appena ascoltato, che è presa appunto da uno dei volumi scritti da Angela Campanella. Uno è Sibilla d'Altavilla, De Conversano Puglia Nortu, e l'altro è Storia di Mondi Normani, due volumi che abbiamo qui, da cui sono prese appunto le letture, nel quale adesso entreremo nel vivo proprio per capire questa importante storia normanna di Conversano e le tracce storiche che ha lasciato, e poi vedremo anche le tracce urbanistiche, cioè quello che realmente ancora vediamo di normanno a Conversano.
la lettura di Gianfranco ha insistito su questo termine normanno. Normanno erano uomini del nord, ma chi erano veramente questi normanni? Erano abitanti della Normandia, che poi da loro ha preso il nome, ma provenivano dalle terre norrene, cioè dalla Norvegia centrale, occidentale, quindi dai fiordi. Era un gruppo di avventurosi che avevano seguito un vichingo, diremmo, a bordo delle loro meravigliose imbarcazioni con le quali hanno soltato più mari, pare siano giunti anche in America. Un gruppo di questi norreni è giunto sulle coste francesi ed è penetrato in Francia attraverso la Loira, creando ovviamente panico perché si sapeva che non erano certo individui molto tranquilli. Però erano uomini sicuramente intelligenti, la società vichinga è stata secondo me una delle società meglio organizzate e hanno capito che per loro non doveva essere un terreno di conquista tout court, così conquistiamo, perché siamo già nel Regno di Francia. E quindi hanno avuto, diciamo, l'astuzia di sottomettersi al re di Francia, di cambiare religione e quindi diventare cattolici, cristiano-cattolici, tanto da ricevere dal re di Francia il Ducato di Normandia. E così si è aperta la strada a questi duchi di Normandia che, altro che vichinghi, sono diventati delle personalità di rilievo, veramente di rilievo, perché, come avete sentito nella lettura, dopo alcune generazioni è venuto Guglielmo il Conquistatore. Conquistatore, la famosa battaglia di Hastings, molti avranno visto, avranno avuto la fortuna di vedere l'arazzo di Bayeux, 68 metri di arazzo, in cui è ricamato in maniera sublime tutta la battaglia, tutto quello che succedeva intorno, compresa la stella cometa che in quel periodo era apparsa nel cielo ed era sembrato a Guglielmo un segnale positivo. E così era stato, Guglielmo era diventato re d'Inghilterra, mettendo al mondo poi con una gentilissima sposa, Matilde delle Fiandre, ben 9 figli. Il primogenito era Robert, del quale Gianfranco ha tracciato un piccolo quadro. Chi era Matilde? Matilde proveniva dalla Francia ed era una diretta discendente del re di Francia, quindi parliamo già del gota delle famiglie del nord Europa. Matilde era piccoletta, era anche più piccolina di me perché era alta 1,35 m, però doveva essere graziosissima e molto determinata. Se Guglielmo, al quale fu fatto un rifiuto, perché Guglielmo aspirava a, in fondo era figlio di un duca, anche se i racconti delle osterie di Fécamp in Normandia lo chiamavano il bastardo, perché effettivamente, come appunto lo zio Done diceva a Robert, tu non devi prendere le abitudini dei tuoi avi vichinghi che avevano sempre tenuto delle concubine e mai legittimato i figli, cosa che invece nella cattolicissima Francia avrebbe dovuto essere una routine. E quindi Guglielmo per molto tempo fu chiamato il bastardo, come il fratello che abbiamo sempre trovato nella lettura, Odone di Bayeux, anche lui il legittimo figlio del bastardo, però diventato un potentissimo vescovo, tanto che quando Guglielmo mancava dall'Inghilterra, Odone aveva pieni poteri per governare l'Inghilterra. Le sue aspirazioni erano due fondamentali: Odone voleva diventare papa, quindi legittimare la sua nascita diventando papa, e Robert, nel quale aveva riposto tutte le sue speranze, voleva che diventasse addirittura sacro romano imperatore. Quindi due aspirazioni che però, devo dire, stando ai fatti, erano due aspirazioni legittime. Qual era il primo passaggio per diventare sacro romano imperatore? Gerusalemme, che in quel tempo era in mano ai non cattolici e che quindi andava sicuramente liberata. Quindi l'imperativo per Robert era
Gerusalemme, Sacro Romano Impero e far diventare Papa lo zio Ottone. Matilde, dicevamo, aveva anche lei le sue aspirazioni probabilmente, se non accettò la proposta di matrimonio di Guglielmo. E Guglielmo che fece? Si presentò davanti alla chiesa dove sapeva che Matilda, la piccoletta Matilde e graziosissima Matilde, nota per delle trecce bionde bellissime, l'aspettò sulla porta della chiesa, le tirò le trecce e la scaraventò a terra. Naturalmente il padre di Matilde, Baldovino V di Francia, che però era un po' anzianetto, sfidò a duello Guglielmo, ma Guglielmo, sprezzante, si girò e se ne andò. Matilde invece a sua volta si girò al padre e disse: lo sposerò, perché questa prova che lei aveva avuto di questa forza le aveva fatto pensare che effettivamente Guglielmo era innamorato di lei. E bisogna dire che nonostante le estreme difficoltà nel matrimonio, perché c'era una lontanissima parentela e allora questo contava moltissimo, Guglielmo sposò Matilde, quindi fu un matrimonio finalmente per i duchi di Normandia con la M maiuscola, e fu amata per tutta la vita da questo Guglielmo un po' rozzo e un po' violento. Questo è il quadro di Robert, al quale dobbiamo aggiungere due fratelli terribili, William detto il Rosso per il colore dei capelli ma per il cattivissimo carattere, e Henry, l'altro fratello, un po' acqua cheta diciamo, però anche lui con le sue ambizioni, e un padre che lo prendeva in giro. Perché? Perché Robert amava più che il potere, le dinastie, e come lui dice manda al diavolo l'Inghilterra, la Normandia e tutto, amava la musica, amava la letteratura, lui era un bardo, componeva delle poesie, ne leggerà Gianfranco una proprio alla fine, pur essendo un valorosissimo soldato. Questo è Robert che appunto sulla via di Gerusalemme scenderà al sud, e Conversano rappresenterà il punto d'incrocio tra questi normanni del nord e i normanni del sud, che vedremo dopo l'altra lettura di Gianfranco. È durante una festa organizzata nel castello di Conversano in onore di Robert, per la che accada qualcosa di inaspettato. Robert ha seguito il suo spirito cavalleresco, ha attraversato la Francia e l'Italia per raggiungere Gerusalemme. La sua fama di bardo e poeta lo ha reso gradito ospite di principi e vescovi, fino alla corte del conte Goffredo e di sua moglie Sichelgaia, qui a Conversano. Su una ricca tavola imbandita fanno spicco porcellane, anfore di vino pregiato, coppe d'oro e d'argento. I valletti servono agli ospiti le numerose portate, artisticamente allestite e con i colori ben accostati, tali da colpire altri sensi prima del gusto. Profumi ed aromi da stordire. Una cucina elaborata in cui si mescolano le tradizioni della pastorizia locale con quelle longobarde, bizantine e arabe, perfettamente assimilate dai normanni una volta conquistato il meridione d'Italia. Dopo il lauto pranzo, nani e buffoni di corte si esibiscono in burle licenziose, mentre acrobati e ballerini strappano applausi agli invitati con i loro numeri spettacolari scanditi da suoni di ghironde, ribeche e tamburelli. È sera, ma la festa non finisce così presto. Ci sono corone, trofei e monete d'oro per i vincitori delle gare, recati su grandi vassoi da fanciulle vestite di bianco. Apre il corteo l'unica figlia del conte, Sibilla, vestita di una candida, leggerissima tunica di lino con una ghirlanda di fiori sui lunghi capelli ramati, appare come per un incantesimo di fate, lasciando tutti sorpresi ed estasiati.
Quella visione inattesa tocca anche il principe normanno. Rimane interdetto e stupito. Curioso, chiede al duca Ruggero notizie della giovane. Mio caro principe, la fanciulla è Sibilla, la figlia minore di mio cugino Goffredo, il nostro generoso ospite. E Robert, quasi parlando a se stesso, mai, mai prima d'ora mi è successo di essere abbagliato da una simile luce. È una così straordinaria visione da sembrarmi irreale. Ruggero gli risponde ammiccando: se le voci che si sentono in giro dicono il vero, voi, principe, siete un eccellente conoscitore della bellezza femminile e ne avete avute di che essere abbagliato. La dolce Sibilla che vedete così disarmante nel suo candore è ancora una bambina. Robert non può che annuire, ma il suo cuore è in tumulto. La partenza per Brindisi è fissata per la mattina successiva, ma Robert non riesce a distogliere la mente dal pensiero di Sibilla. La fanciulla è normanna, come lui, ma è cresciuta nel sole del Mediterraneo. Le ballate della sua brumosa terra norrena si intrecciano con i profumi caldi dell'agosto pugliese. I capelli, come il fuoco, fan bruciare il cuore del duca, come un dardo sugli sguardi, come seta la sua pelle che si bagna. Mai regina gli sarà Guglielmo, il bastardo nascerà, re d'Inghilterra diventerà così. I cantastorie narravano la storia di Erleva e di Robert, suoi nonni. Così si ripeteva fra bicchieri di vino nelle osterie del suo paese. Quanto detto si era avverato, così era andata la storia di suo padre. Non aveva sposato Erleva, ma suo padre, Guglielmo, il bastardo, era diventato re d'Inghilterra. Una storia d'amore di 100 anni di prima, di un principe Robert, erede di Normandia, bello come un angelo, che era rimasto rapito da una splendida fanciulla vista alla fontana. Anche per lui, per tanti versi così simili al nonno, il fuoco, i rossi capelli sta cominciando a bruciare nelle vene, i fili sottili del destino si vanno intrecciando con le misteriose profezie norrene alle vite di Robert e Sibilla. Ma le inviolate mura di Gerusalemme attendono il cavaliere crociato e la sua missione non si può rinviare. Quindi siamo scesi a Conversano dalle fredde brume del nord, siamo scesi a Conversano, quindi in pieno sud, e quindi con questi normanni del sud. Però non è solo Robert che è sceso al sud, non è così, perché c'è questa dinastia che ha preso veramente piede, scalzando addirittura bizantini e longobardi che avevano tenuto tutta l'Italia meridionale sotto scacco. Questi Altavilla, che venivano da Hauteville, sempre dalla Normandia, erano riusciti a scalzare bizantini, longobardi e poi vedremo ancora dopo gli arabi dalla Sicilia, portando un periodo di grande splendore per tutta l'Italia meridionale. Chi erano questi Altavilla? Chi era questo Tancredi? Tancredi era un cavaliere della corte dei duchi che abbiamo visto prima ed ebbe la fortuna, se vogliamo, ma anche qui si tratta anche di intuizione, di seguire il duca, il bisnonno, diciamo, di Robert, in un'avventura di caccia. Si usava tanto la caccia, però di solito erano i servi che catturavano la preda e poi il signore la finiva. Invece Richard, che era l'avo di Robert, volle andare da solo in una notte abbastanza tempestosa perché aveva voglia di andare a caccia. Tancredi lo seguì e bene fece, perché a un certo punto il cavallo che il duca portava a mano scattò e si allontanò bruscamente, lasciando il duca sconvolto, perché il suo cavallo erano sempre insieme. Cos'era successo? Che si era improvvisamente comparso un orso. Nello spavento, più per il cavallo che per l'orso immediato, il duca perse la spada. Quindi si trovò a mani nude a dover affrontare quest'orso, ma ovviamente la disparità di forze era terribile,
quando all'improvviso l'orso cadde con un urlo a terra. Che era successo? Tancredi con il suo arco aveva lanciato la freccia e l'orso era morto sul colpo. Naturalmente il duca Richard gli fu riconoscente, quindi lo portò a corte e addirittura gli permise di sposare la figlia. Prima moglie di Tancredi, che sarà seguita poi dalla seconda moglie Murella e Fredesenda, queste due donne normanne che sono state sepolte, una a Venosa, l'altra in Calabria, quindi le abbiamo, tra parentesi, qui con noi. Queste due donne misero al mondo 13 figli, non pochi. La Normandia è piccola, a un certo punto questi figli, che erano tutti dei gran cavalieri e molto esperti nelle armi, decisero che non era più il caso di rimanere in Normandia. Allora il grande Guglielmo Lungaspada, il nome la dice tutta, andò dal padre e disse: noi siamo tanti, dobbiamo sposarci, mettere al mondo dei figli, la Normandia è piccola. Ci hanno parlato di terre piene di sole, di messe, di olio, di vino, e poi un primo passo per andare a Gerusalemme. Tancredi ben vide questa decisione e poco alla volta i figli partirono. Il primo gruppo arrivò sul Gargano e lì capirono più o meno la situazione, ecco, si misero come dei soldati di ventura dell'epoca, cioè al servizio di chi meglio li pagava o di chi aveva bisogno in quel momento. E quindi si alternavano a dare la loro opera ai bizantini, ai longobardi, anche alle popolazioni del posto. E così non solo rafforzarono la loro abilità nelle armi, ma rafforzarono anche il loro nome, per cui si cominciò a parlare di questi normanni e diventarono in breve tempo così potenti da far dire in giro: Dio ci salvi dall'orrore dei normanni, perché addirittura si diceva che anche 40 soldati non bastavano ad affrontare e vincere un solo normanno. E così era, perché in breve tempo bizantini e longobardi sparirono, gli Altavilla cominciarono attraverso matrimoni, perché sposarono i figli di Guaimaro di Salerno, cioè matrimoni, uno potremmo dire con linguaggio moderno, uno migliore dell'altro, quindi si sistemarono tutti e in breve tempo, in particolar modo il Guiscardo, Roberto il Guiscardo, diventò duca, acquisendo grandissimo potere non solo sull'Italia meridionale ma anche nei confronti della Chiesa, tanto da portarsi il Debrando di Soana, il Papa del suo tempo, a Salerno. Quindi la sede pontificia per un certo periodo fu a Salerno. Questi erano gli Altavilla, sempre più numerosi e sempre più conquistatori. Il più piccolo degli Altavilla, che era Ruggero, anche lui reduce da una storia d'amore, era innamoratissimo di Giuditta de Vré, anche lei della nobile famiglia imparentata con i duchi, avendo saputo quanto i fratelli erano riusciti a conquistare in Italia meridionale, Ruggero si presentò a Giuditta chiedendole di sposarsi, ma Giuditta, come aveva fatto prima Matilde, disse di no, anche perché lei era in convento, quindi era destinata a essere suora, e poi comunque gli disse chiaro e tondo: ma tu chi sei? Sei la figlia di un villano qualunque, di questo Tancredi, non posso sposare, io sono una De Vré, non ti posso sposare. Allora Ruggero le voltò le spalle e se ne venne in Italia e in breve diventò Ruggero I di Sicilia, riuscì a cacciare gli arabi dalla Sicilia, diventò uno dei conte, gran conte, tanto da essere nominato gran conte. Giuditta lo seppe. Per di più, il padre di Giuditta le aveva prospettato un matrimonio con un nobile quarantenne, brutto, e sicuramente di 40 anni più grande di lei. Allora Giuditta decise: mi dirà di no, non mi guarderà, mi girerà le spalle, ma io devo raggiungere Ruggero.
E quindi anche lei, questo esodo dalla Normandia, anche Giuditta venne giù, arrivò addirittura in Sicilia con il fratello e con un altro fratello che diventerà l'architetto di tutta la meravigliosa architettura normanna. Qui poi ci sarebbe Ilaria da parlare di tutta l'architettura normanna anche della Sicilia, che è qualcosa di straordinario. Giuditta si presentò coraggiosamente a Ruggero, che la stava aspettando. Quindi si sposarono in Calabria e il matrimonio fu celebrato appunto dal vescovo di famiglia. E Giuditta fu un'ottima moglie, tanto che seguì, nonostante avessero messo al mondo 5 figli, Giuditta seguì il marito anche per pericolosissimi momenti della lotta contro gli arabi in Sicilia. Quindi storie d'amore, storie di avventure che si intrecciano l'uno con l'altro, fino a quando arriviamo alla storia d'amore più nostra, più vicina, che è quella di Sibilla. Robert conobbe Sibilla in questo presumibile pranzo, mentre Robert doveva partire per la prima crociata. Si innamorò perdutamente di questa fanciulla, anche qui c'erano 40 anni di differenza, perché Sibilla era giovanissima, 19 anni, Robert era un cavaliere maturo, però era tuttora, aveva questo fascino innanzitutto del bardo, capelli lunghi, biondo, sicuramente differente da tutti gli altri normanni che invece adottavano pettinature come i vichinghi, molto con un taglio molto forte, e poi appunto questo fascino del gran cavaliere crociato. Robert nella prima crociata che fu in questo mio libro ho provato a raccontare le tappe della prima crociata, sono un'avventura mirabolante, veramente ci sarebbe da fare film su film, un po' Brancaleone alle crociate ci ha abituato a vedere qualcosa di Boemondo, di tutti gli altri Robert, perché poi c'erano anche altri Robert, e Robert di Normandia con il suo esercito. Purtroppo Robert, per armare il suo esercito e andare a Gerusalemme, aveva ipotecato il ducato di Normandia al fratello Enrico, al più piccolo. E nel frattempo, purtroppo, e tanto non avremo poi forse modo di dirlo, William, il terribile William, aveva preso in mano, l'aiuto del padre, aveva preso in mano il trono d'Inghilterra, sottraendolo a Robert, che era il legittimo erede, essendo il primogenito. Robert nella prima crociata è eroico, vince tantissime battaglie, porta i suoi e anche gli altri crociati alla vittoria anche a Gerusalemme, tanto che gli viene offerto il trono di Gerusalemme. Ma l'amore è l'amore, abbiamo visto il padre innamoratissimo della piccola Matilde, abbiamo visto Giuditta e Ruggero innamoratissimi. Robert si è innamorato di Sibilla, addirittura da rinunciare al trono di Gerusalemme. Purtroppo Oddone, lo zione, era già morto, altrimenti sicuramente avrebbe disapprovato in pieno questa decisione. Per amore di una donna si rinuncia al Sacro Romano Impero e al soglio pontificio per lo zio. Ma Robert era innamorato e deve ritornare assolutamente in Italia per sposare Sibilla. Non sappiamo, perché non c'è documentazione, se Sibilla e Robert si sono sposati qui a Conversano, che era sede vescovile, qui siamo vicini proprio alla sede vescovile e alla cattedrale, quindi era già un luogo molto molto importante sia dal punto di vista laico che dal punto di vista religioso. Però c'era il richiamo della scuola salernitana a Salerno, si pare che Robert fosse stato colpito da una freccia e questa freccia fosse andata in cancrena e quindi cercava un rimedio per questa sua... Vabbè, magari poi facciamo un altro accenno quando Gianfranco deve dire, leggere la poesia, e passiamo invece la parola. E allora, sì, fate la lettura. Facciamo la lettura. Allora, questa lettura è dal appunto è La Quercia di Penard,
che io ho riportato perché ci sono versioni sia in italiano, sia in francese, sia in inglese, sia in gaelico. È una lettura molto... Scusate. Ho fatto, no, questa è la lettura che faranno Gianfranco, quella della Quercia di Penart è successiva, è la lettura di quella che è la lapide che è sulla tomba di Sibilla nella cattedrale di Rouen, e poi quello che secondo Orderico da Vitale è stato il primo epitaffio sempre alla morte di Sibilla. Poi, ecco, vi narrerò dopo quello che è successo a Sibilla. Allora, questo è quello che è scritto sulla lapide. Sibilla de Conversana, Apulien ortu, quam duxit uxorem Robertus Brevis ocre adictus Normannorum dux. Invictis filius Guglielmi conquistatoris acerba nimis morte rarepta. Post biennum conubi, anno mortis millesimo centesimo secundo. Gentis olim delicium ven desiderium nunc genis serius revictura. Che l'italiano moderno suona in questo modo. Sibilla di Conversano, nata in Apulia, che condusse in morte Roberto detto Coscia Corta, duca dei Normanni, figlio dell'invitto Guglielmo il Conquistatore, colpita da precocissima morte dopo 2 anni di matrimonio, anno della morte 1102, prima delizia, poi desiderio della gente, ora cenere, in futuro risorgente. Nobilitas species lans, gloria magna potestas, vivere perpetuo non facium domine, nam generosa potens, diva comitissa Sibilla, hoc iaset in tumulo, condita facta civis. La nobiltà, la massima gloria del potere non bastano a far vivere un uomo per sempre. Pur generosa, potente, la divina contessa Sibilla giace sotto un tumulo come qualunque cittadino. Cuius longumanus, mens provida, vita pudica, predesset patria si diuturna fore. Normanni domina, gens apura defret aluana, cuius in ocicasu, gloria magna rui. Belleris aurata, cum titan sidius inibat, mente, passa rui, sit ebi vita deus. La sua lunga mano, la mente premurosa e la vita casta, davano fastidio nel loro perdurare. La duchessa normanna, lontana dalla gente di Puglia, nel luogo della sua gloria, piena di luce e di straordinario valore, il dio della vita la volle con lui. Passo la parola adesso a Ilaria La Gioia, guida turistica abilitata della regione Puglia, che, come avevo anticipato, ci parlerà dell'urbanistica, dell'arte e della cultura normanna a Conversano. Abbiamo già detto, qui ci troviamo già tra il castello, la cattedrale, qui c'è qua vicino Palazzo Acoltigilla, anche che io ho visitato, ed è uno dei palazzi più belli che abbiamo visto. Quindi abbiamo tanti riferimenti che portano e raccontano la storia di Conversano. Quindi vediamo che cosa resta dell'arte normanna a Conversano, che è da scovare, non è facile da trovare. Allora, buonasera a tutti. Sono una guida turistica, come ho detto, mi chiamo Ilaria La Gioia, però non sono di Conversano, sono di Roma, ci tengo a precisare, ma abito qua ormai da molti anni e conosco abbastanza bene questa città. Conversano vede la presenza dei Normanni con il nipote di Roberto il Guiscardo, che è Goffredo d'Altavilla.
il primo conte di Conversano. A lui si deve per esempio la costruzione del castello. Il castello inizia più o meno iniziano a edificarlo intorno al 1080 con la torre maestra, che oggi noi vediamo ormai alta 25 metri, perché è stata edificata su una parte delle mura megalitiche, mura preesistenti, perché questa città non si chiamava Conversano ma Norba. Stiamo parlando di 800 anni più o meno prima di Cristo, ma le mura sono ancora precedenti. Quindi i normanni utilizzano queste poderose mura per costruire, per edificare la prima torre, che poi verrà completata dai Brienne nel XIII secolo. Questa torre serviva da avvistamento, naturalmente perché? Perché c'erano varie incursioni dei saraceni, ma anche perché Conversano è una bellissima collina, e i normanni hanno pensato bene che non solo come diciamo un luogo ameno, una collina, ma anche perché c'è una vegetazione folta e doveva essere veramente una un bellissimo punto strategico. E quindi i soldati erano soliti alloggiare nella torre maestra. Erano soliti, infatti c'è al primo piano c'è un pozzo, per esempio, che serviva naturalmente da approvvigionamento idrico, mentre salendo su si dice che la seconda stanza, che è molto molto più grande, servisse poi al famoso Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona negli anni del, naturalmente molto molto successivi, perché stiamo parlando della metà del 1600, per palestra, perché Gian Girolamo II si allenava in quanto era un valoroso guerriero. Ma tornando poi indietro possiamo anche dire altro, quindi la torre viene quindi completata, raggiunge queste altezze, ma se per esempio ci facciamo una passeggiata e andiamo verso la cattedrale, quindi qui siamo sull'acropoli, ecco, di Conversano, siamo a 219 metri sul livello del mare. Se ci dirigiamo sul sagrato della cattedrale e diamo le spalle alla Porta Magna, davanti a noi vediamo cosa? Effettivamente una piccola strada dove dentro oggi c'è un albergo diffuso, la corte di Altavilla, appunto, che si rifà con il nome Altavilla, di Goffredo d'Altavilla. Ma cosa vediamo esattamente? Se cominciamo a fare un piccolo giro intorno a questa corte d'Altavilla e ci dirigiamo per esempio in via Martucci, cominciamo a capire che quello doveva essere il borgo più antico di Conversano, quindi stiamo parlando di veramente tantissimi anni fa. E perché e vediamo la presenza dei normanni? Perché ci sono molti archi normanni che appunto testimoniano la presenza di questi valorosi guerrieri, valorose persone. Non solo, ma c'è un'altra cosa molto importante: Goffredo d'Altavilla diventa, possiamo dire, amico, si avvicina ai Benedettini. I Benedettini dove erano? Erano alle nostre spalle, esattamente qui, signori. Qui abbiamo via D'Ameda Paleologo e in fondo c'è il campanile di San Benedetto. San Benedetto è conosciuto tutt'oggi come Monstrum Apulie. Perché? Perché nel 1110 Papa Pasquale II riconobbe, concesse il titolo di Abbazia Nullius a questo monastero. Abbazia Nullius significava che non erano più dipendenti questi abati dai vescovi che risiedevano in cattedrale, bensì erano dipendenti solo dalla giurisdizione papale, quindi da Roma. Ma Goffredo d'Altavilla faceva molte donazioni, addirittura nel 1081 per esempio esonerò questo monastero dal pagare una tassa che oggi noi chiamiamo la TOSAP, perché la tassa che si doveva pagare quando si doveva esporre la propria merce su appunto un luogo, su una piazza, e naturalmente si dovevano pagare dei tributi. Il cenobio di San Benedetto viene esonerato da questo, ma non solo. Goffredo dona al San Benedetto l'intero villaggio di Castellana Grotte. E che cosa accade? Che gli abati e poi successivamente le badesse mitrate avranno dei poteri feudali su questo villaggio. E che cosa succede? Che poi
pian piano arriviamo al 1266, l'anno in cui al posto degli abati benedettini, che vanno via perché c'è un periodo un po' buio tra il 1258 e il 1266, c'è un periodo buio, non abbiamo grandi documentazioni, però sappiamo che ci fu un vescovo che si chiamava Bartolomeo da Polignano. Ma nel 1266 ecco giungere dal lontano Peloponneso delle suore cistercensi, dell'ordine monastico cistercense, che era un ordine monastico fondato da Roberto da Molesme nel 1098 e poi diffuso qui in Italia da San Bernardo di Chiaravalle. Giunsero qui e da me da paleologo, la strada è intitolata da me da paleologo, è diventata la prima badessa mitrata. E quindi ecco perché è stato poi definito Monstrum Apulie, perché non c'era nessun altro situazione, in nessun altro punto di questa terra dove si verificasse che le donne, queste badesse, avessero più potere dei vescovi e quindi avevano addirittura la mitra, il pastorale, l'anello del pescatore e poi ci fu il rito del baciamano, bisognava baciare la mano alla badessa, i conti Acquaviva presentavano la badessa al Papa, quindi c'era dei riti straordinari si verificarono e quindi la presenza di questi, ecco perché Conversano è diventata così importante, grazie ai normanni che hanno iniziato questa storia, che sono stati più o meno, credo, 133 anni presenti. Dopodiché Conversano ha avuto altre famiglie, i Bassavilla, i Brienne, gli Enghieni, i Gentili, i Lussemburgo, fino ad arrivare agli Orsini del Balzo Giovanni, principe di Taranto, dà in sposa sua figlia Caterina Orsini del Balzo al primo conte Acquaviva di Conversano, che era Giulio Antonio I. Giulio Antonio I Acquaviva, poi diventato martire di Otranto, si sposano, lei riceve la contea di Conversano in dote e da lì inizia la dinastia degli Acquaviva, ma diventano d'Aragona perché Giulio Antonio I muore difendendo strenuamente la città di Otranto dagli attacchi dei turchi e i regnanti di Spagna lo onorano con, diciamo, danno la possibilità di abbinare al suo cognome Acquaviva anche il cognome dei regnanti di Spagna, i d'Aragona, a lui e a tutta la sua discendenza. E così, e questa, diciamo, è la storia più o meno sintetizzata e grazie ai normanni abbiamo questa possibilità tutt'oggi di visitare. Ma ci sono anche dei collegamenti con le tele di Finoglio che sono in Pinacoteca. Le tele di Finoglio rappresentano la Gerusalemme liberata e ci sono molte attinenze con Goffredo di Altavilla e Goffredo di Buglione, che si dice essere stato il capo della prima crociata. La prima crociata, come abbiamo prima detto, è più o meno tra il 1096 e il 1099, ma Torquato Tasso descrive gli ultimi mesi e quindi la presa di Gerusalemme e la conquista di Gerusalemme. Ci sono tante attinenze, anche perché il conte Gian Girolamo II a Acquaviva d'Aragona utilizza probabilmente questo pittore per far dipingere e narrare le vicende della Gerusalemme, perché lui si sentiva anche molto partecipe, visto che era appunto un uomo valoroso, un guerriero, e era un mecenate, un uomo colto e grazie anche a sua moglie Isabella Filomarino dei Principi della Rocca di Napoli ha abbellito ulteriormente questa città, perché abbiamo non solo le tele della Gerusalemme liberata, abbiamo le tele del sono in San Cosma, quelle famose cinque tele che arredano gli altari laterali, e per non parlare del soffitto che è un capolavoro a livello proprio architettonico, non solo, ma anche a San Benedetto abbiamo una tela del Finoglio che è sull'altare maggiore che rappresenta San Biagio e San Benedetto ed è l'ultima tela a carattere religioso che è stata dipinta da Finoglio prima della sua morte. Quindi ecco, questa è più o meno quello che potevo raccontarvi in sintesi. Naturalmente un bel giro si può fare per vederlo. Grazie a voi. Per ritornare alla poesia a cui accennavo prima, devo ritornare alla piccola ma così vivace duchessa Matilde delle Fiandre. Matilde, quando la figlia Adele era in attesa, era
si usava all'epoca consultare dei profeti, si chiamavano, per sapere come sarebbero andate le cose per il nascituro. Purtroppo questo profeta disse a Matilde che su questa generazione pesava una profezia e che qualcosa sarebbe andato, cioè dopo 7 generazioni, effettivamente da Rollone a Guglielmo erano passate 7 generazioni sempre in crescita di potere, di ricchezza e di gloria, l'ottava generazione invece, sull'ottava generazione avrebbe pesato una terribile profezia, le cose sarebbero state del tutto negative. Non si sa in che cosa il profeta abbia detto a Matilde, però certo che Matilde se ne fece un'ossessione, addirittura cercava di cambiare le date di nascita dei figli per poter saltare questa generazione, quindi un'ossessione alle soglie della pazzia. Quando Robert torna dalla crociata deve sposarsi con Sibilla. Si vocifera molto di questa profezia, ne è al corrente anche Sichel Gaeta, madre di Sibilla, ne sono al corrente, però tutti ne pensano, tutti ne parlano, però non viene per fortuna detto niente agli sposi, per cui la cerimonia del matrimonio, il successivo passaggio dalla scuola salernitana va tutto bene, addirittura alla scuola salernitana viene dedicato un vademecum di vita a Robert, gli sposi partono, arrivano in Normandia, qui già sono successe, si verificano i primi eventi negativi. William è stato colpito da una freccia ed è morto nello stesso punto in cui era morto un altro fratello, nella stessa maniera, in cui era morto durante la prima crociata anche il figlio che Robert aveva avuto dalla concubina. Quindi 3 morti nello stesso punto, questo viene attribuito a un evento negativo nelle mani di Guglielmo. Aveva fatto bruciare e distruggere un intero villaggio proprio in quel luogo. La profezia non finisce qui, perché Sibilla, ben accolta, molto amata dai suoi sudditi, si dimostra bravissima anche nel governare quando il marito non c'è, mette al mondo il primo figlio, Guglielmo Cliton, al secondo parto purtroppo muore il bambino e muore anche lei, però si dice che sia stata avvelenata dalla concubina di Robert. Non finisce qui, perché Robert, in lotta con il fratello Enrico per il recupero del Regno d'Inghilterra, viene catturato da Enrico, messo in prigione a Cardiff, dove rimarrà fino al 1135, morirà in prigione. Da questa prigione tutto il suo animo di poeta, di bardo, uscirà in questa poesia che sembra scritta oggi, nella quale Robert forse porta dentro di sé tutta la conseguenza di quella terribile profezia, la Quercia di Penat. Quello che vi dicevo, che è stata tradotta in diverse lingue, però così che la possiate apprezzare anche voi, suppongo. Beh sì, anche se in altre lingue è bellissima. La Quercia di Penat. Quercia, nata su queste alture, teatro di carneficina dove il sangue è sgorgato a fiumi. Sventura, alle liti senza motivo nate nel vino. Quercia, nutrita in mezzo a questi prati coperti dal sangue di tanti morti. Sventura l'uomo che è divenuto oggetto di odio. Quercia cresciuta su questi tappeti di erba, arrossati dal sangue di chi ha il cuore lacerato dalla spada. Sventura a colui che si compiace nella discordia. Quercia spuntata in mezzo a trifogli e a piante che ti circondano. È rallentata la crescita delle tue cime, lo sviluppo del tuo tronco. Sventura l'uomo
che è in potere dei suoi nemici. Quercia messa al centro dei boschi, che coprono il promontorio da dove si vedono i flutti della Saverna lottare contro il mare. Sventura colui che non vede che morte. Quercia che hai vissuto al seno di temporali e tempeste, al centro dei tumulti della guerra e delle devastazioni della morte. Sventura all'uomo che non è ancora tanto vecchio da morire. Cosa che Robert vedeva dal finestrino della prigione, ecco perché si rivolge a lei, parla con la porta. Attualissimo messaggio. Ora, chiudere dopo questa poesia complessa, sì. Però siamo in chiusura, io ringrazio tutti, ringrazio voi che siete stati qui ad ascoltarci, ringrazio ancora gli organizzatori delle Notti della Contea per averci invitato. Vi aspettiamo il 25 settembre, almeno per dare un'alternativa più culturale alle elezioni, probabilmente. Quindi. Bellissimo! almeno, dato che non penso siano molto meglio di quello che potremmo proporre noi. Andremo a fare anche lì un salto nel tempo dal punto di vista musicale. Siamo andati a scavare, come ogni anno, dei cassetti, dei brani inediti di un autore, di un compositore della casata a cui va d'Aragona. Tra l'altro seguirà anche la produzione di un CD che presenteremo sempre al Castello Marchione. L'evento si chiamerà appunto Nei segreti della musica, su ideazione sempre di Santa Pizzarotti Selvaggi con la regia di Angela Campanella. Metteremo in scena vari episodi della musica a corte, tra sacro e profano, fino ad arrivare anche ad Ignazio Candela, che era un autore conversanese, autore tra l'altro di laudi e del canto del miserere che viene ancora fatto nelle processioni, fino ad arrivare anche a qualcosa più bandistico, quindi la tradizione bandistica di Conversano, che è un'altra cosa anche che andrebbe recuperata. Quindi vi aspettiamo il 25 settembre, sperando in un tempo clemente che ci possa consentire di farlo all'esterno. Perché l'esterno di Castello Marchione sapete benissimo che è tutt'altro scenario. Grazie ancora e buona serata.